Buonasera ai nostri telespettatori, bentornati all'appuntamento quotidiano con Napoli 2021. Elezioni amministrative, ricordiamo che si vota il 3-4 ottobre nella città di Napoli. Con grande piacere diamo il benvenuto questa sera nei nostri studi all'avvocato Ferdinando Tozzi, candidato al Consiglio Comunale con la lista Manfrini Sindaco. Benvenuto. Grazie, grazie. Avvocato di fama nazionale e internazionale, collaborazioni con il Ministero, con le più importanti major discografiche, esperto in diritto d'autore, anche docente universitario, lavora da sempre per occuparsi proprio del copyright, del diritto d'autore, della tutela dell'industria culturale, anche con i più grandi nomi del mondo dell'industria culturale. Che cosa l'ha mossa a questa scelta di appunto adoperarsi e mettere in campo le sue competenze per la città di Napoli? Allora, proprio creare a Napoli un'industria culturale. Tutti noi sappiamo che Napoli è una città dai mille fermenti culturali, artisti, autori, cantanti, attori. Il problema di Napoli è che tutti questi fermenti, tutta questa ricchezza viene dispersa, questa ricchezza è costretta ad andarsene, fuori Napoli. Allora, io dico, deve essere una scelta libera se abbandonare o meno la città, ma noi abbiamo il dovere di dare le infrastrutture, sia materiali e quindi proprio gli spazi per un'industria culturale, sia le infrastrutture formali e quindi delle agevolazioni, degli incentivi affinché si crei un'industria culturale. E attenzione, una cosa è la cultura, una cosa è l'industria culturale, che è un Certo. qualcosa di strumentale a chi fa cultura e mettere in grado le persone che fanno cultura di poter vivere del loro lavoro e soprattutto di creare un indotto per la città. Perché anche a chi apparentemente è lontano dall'industria culturale deve comprendere che una città capitale dell'industria culturale è una città che funziona, è una città che ha servizi, è una città che ha decoro, è una città europea. Assolutamente. Lei, tra l'altro, è stato il fondatore della Campania Music Commission. Vogliamo ricordare ai nostri telespettatori di cosa si tratta, di cosa si Sì, occupa? sì. Diciamo che ecco, nel 2016 ho creato questa associazione proprio per iniziare a dare un tessuto di industria culturale legato alla musica. Napoli ogni giorno posso dire che produce dei talenti, però poi questi talenti devono andarsene via. Ecco, la Campania Music Commission in questi anni, con l'aiuto proprio dell'industria nazionale, quindi attenzione, il mio progetto e il mio percorso che ora intendo portare al Comune di Napoli non è mai contro qualcuno, ma è per fare squadra con tutta l'industria nazionale. E la Campania Music Commission, appunto, dal 2016 sta cercando a piccoli passi di fare questo. Abbiamo fatto incontri fra gli artisti e le professionalità napoletane con l'industria, fondamentalmente milanese. Abbiamo fatto la prima radio museale, abbiamo fatto residenze d'artista, insomma. Tante belle iniziative, competenze da mettere al servizio della città, che ricordiamo è una città che pullula insomma di cultura e di talenti, però è cambiato molto dopo il lockdown. È importante intervenire in tal senso anche proprio da un punto di vista di nuove regole per garantire comunque un ritorno all'intrattenimento, ma nella sicurezza. Assolutamente sì. Chiaramente il lockdown, il Covid è stato uno spartiacque. Innanzitutto, proprio per chi fa cultura, ma non solo, pensiamo anche agli studenti, nelle scuole, si è creato proprio lo chiamano il digital divide, ovvero chi ha i mezzi per comprarsi, il computer, per comprarsi il tablet è andato avanti, chi non li ha è rimasto al palo. Quindi c'è stata una grande dispersione Certo. scolastica, che è un qualcosa di assolutamente da recuperare, ma anche proprio per chi fa industria culturale serve innanzitutto creare le infrastrutture tecnologiche e questo ce l'ha insegnato il Covid. Sullo spettacolo, ovviamente, pensiamo ai concerti, è stato ovviamente un disastro per tutto quello che è lo spettacolo dal vivo. Piano piano, ma purtroppo non penso prima del 2022, riusciremo a ritornare, insomma, vaccinandoci e con Green Pass, con tutte le normative, tornare come prima. Pensa anche a qualche grande evento, una volta appunto che i telespettatori e quindi l'elettorato la sceglierà al Consiglio Comunale per Non rilanciare c'è il dubbio, brand Napoli. assolutamente sì. Napoli dovrà viaggiare su due piani. Da un lato la normalità, il quotidiano, che manca, perché Napoli non è una città normale, Certo. nel bene e nel male, l'amiamo tutti, però non è una città normale. Ecco, industria culturale ci si arriva, non è che il giorno dopo si crea il concerto, bisogna arrivare, quindi bisogna fare le infrastrutture, potenziare le strade, potenziare i servizi, la sicurezza. E
E allo stesso tempo bisogna pensare a dei grandi eventi che attirino tante persone in città, un turismo però di qualità, un turismo che lasci ricchezza alla città e che non consumi soltanto il territorio. Uno dei grandi eventi a cui si pensa con Gaetano Manfredi, che è molto sensibile a queste tematiche, è di fare, diciamo, una sorta di Napoli Festival legato però alle concezioni moderne dei festival, quindi incontri di business la mattina, formazione per i giovani e concerti ed esibizioni la sera. Ecco, quindi noi quando parliamo di cultura, ricordiamolo, si parla di un indotto economico anzitutto, turistico, che ben venga per la città di Napoli, ma anche delle cose più spicciole che tra l'altro interessano anche molti telespettatori, dalla viabilità ai trasporti che devono essere fondamentali per consentire tutto ciò. Esatto, ad esempio un progetto di Gaetano Manfredi che già è nel programma è Napoli capitale della musica. Ora, noi possiamo anche definirci l'impero della musica, ma se non raggiungiamo degli standard internazionali di carattere oggettivo, non potremo mai essere capitale della musica. Gaetano Manfredi lo ha già detto, Napoli diventerà capitale della musica, ma ci dobbiamo arrivare. Che cosa significa? Che i primi progetti saranno una riforma della macchina comunale, competenze e soprattutto infrastrutture per fare un auditorium della musica da almeno 5.000 posti, che non sia una cattedrale nel deserto. Bisogna poter prima riorganizzare il tessuto intorno, e questo è un obiettivo già scritto nel programma e già un impegno di Gaetano Manfredi. Ecco, questa è una cosa che per esempio paradossalmente la nostra città manca. Alcuni artisti hanno dovuto scegliere lo stadio Maradona per poter fare dei concerti, che comunque non è sempre stato predisposto per certi tipi di eventi. Assolutamente sì, Napoli in realtà non ha una casa della musica, non ha un auditorium. Un auditorium che si rispetti dovrebbe avere almeno 2.500-3.000 posti, se non in realtà 5.000, e questo è uno dei principali obiettivi. Napoli non potrà mai essere capitale della musica senza uno spazio. Certo. Tutto questo naturalmente riguarda anche un'attenzione verso i giovani. Siamo la città più giovane d'Italia, lei è anche un docente, quindi quanto è importante far sì appunto che i giovani restino nella nostra città? È fondamentale, ma i giovani devono essere messi nelle condizioni di restare, come ho detto prima. E deve essere una scelta andarsene. Faccio un esempio velocissimo, ragazzo napoletano è un bravissimo, uno dei più bravi fumettisti al mondo, lavora con la Marvel e con la Disney a Los Angeles, cerca di fare formazione per i giovani napoletani, ma dice senza le infrastrutture tecnologiche il giovane napoletano non riesce a disegnare insieme al giovane di Los Angeles o di Hong Kong. Quindi innanzitutto infrastrutture. Perfetto, allora avvocato, noi siamo in chiusura del nostro spazio, io vorrei che lei dicesse in pochi minuti ai nostri telespettatori la prima cosa che farà una volta giunto al Consiglio Comunale e poi perché scegliere Manfredi sindaco, quindi la sua lista, e naturalmente scrivere poi, scegliere il nome di Tozzi. Allora, la prima cosa che farò è portare avanti i progetti di industria culturale che da anni già sto, ai quali già sto lavorando e che in queste settimane di campagna elettorale abbiamo potenziato. Io ho ascoltato cittadini ed esperti del settore, quindi abbiamo già dei progetti concreti a partire dalla musica, dall'audiovisivo e dalle arti figurative e i beni librari. Perché votare Manfredi? Per il semplice fatto che è una grandissima competenza che viene messa al servizio della città. Una persona, una personalità come Gaetano Manfredi è quello che ci vuole in questo momento e peraltro è una persona di grande sensibilità per quanto riguarda la cultura, per quanto riguarda l'industria culturale, per quanto riguarda lo sviluppo che l'industria culturale può portare come volano per tutta la città e per tutti i settori della città. Perfetto, ricordiamo tra l'altro città ma intesa anche come città metropolitana. Assolutamente, no? Assolutamente, sì. Assolutamente sì. Allora grazie all'avvocato Ferdinando Tozzi per essere stato nostro ospite, bocca al lupo naturalmente per la campagna elettorale. Grazie a voi per averci seguito come sempre.